Il potere della ragione, che trova fondamento nella scienza, è capace di vincere le forze dell'ignoranza, guidate da interessi economici, ideologie e dogmi religiosi. Ero stato dal farmacista e mia moglie mi aspettava sulla soglia della porta. Era un po' così pallida, stralunata. Mi disse: il dottore ha detto che nostra figlia sta proprio male. I battiti del cuore sono lenti, la respirazione non si sente, non sempre risponde agli stimoli. Ci vorrebbe un miracolo. Ma come, adesso i medici prescrivono i miracoli? Sei sempre il solito, sei un ateo, sei una persona che non crede a niente, tant'è vero che da quando ci siamo sposati in chiesa non sei più andato. E Dio ci ha voluto punire per la tua superbia, facendoci perdere nostra figlia. Ma il parroco Dolleo mi ha detto che se io ho fede, la mia figlia non morirà. Dolleo sarà anche una brava persona, ma la morte è indipendente dalla nostra volontà. Comunque, se Dio esiste, una risposta me la deve dare. Io sono il padre. Adesso vado a chiedere. Ma dove vai? Vado alla chiesa, ma a quest'ora. Non ha detto lui, bussate che vi sarà aperto, ci sarà sempre qualcuno che vi aspetta. Ma è chiusa, in fretta e furia mi vestì e dopo circa 40 minuti stavo davanti alla chiesa della Madonna del Ponte. Rimasi un po' sconcertata a vedere che la chiesa effettivamente era chiusa. Ma come, la chiesa, la casa di Dio è chiusa? Mi sedetti sui gradini e mi veniva da piangere. Ma dopo un po' mi venne un'idea. Forse io debba andare alla chiesa di San Nicola, perché io sono stato battezzato alla chiesa di San Nicola. E forse Don Leo, adesso non ricordo bene, ma sarà veramente il parroco di San Nicola. Mi avviai. Un'altra sorpresa. La chiesa era chiusa, anche la chiesa di San Nicola era chiusa. Non ci posso credere. Bussai, ma nessuno venne a aprire. Bussai un po' dappertutto, ma niente. Nello stato di bisogno la realtà diventa assurda. Cose incredibili. Hai dimenticato le chiavi? No, non ho dimenticato le chiavi. Hai perso le chiavi? No, non ho perso le chiavi. Ti butto le mie chiavi? No, non mi servono le chiavi. Ma tu devi entrare, sì o no? No, io non devo entrare. Ma tu non sei Nicola, quello del terzo piano? Sì, io sono Nicola, ma non sono quello del terzo piano. Ma allora perché bussi? Busso perché cerco Dio. Chi? Cerco Dio. Dio. Dio non abita qui. Che confusione. Mi si annebbiava la vista, mi faceva male la testa. Ma guardando così nel vago, da lontano vidi un'ombra che si muoveva. Guardai attentamente, era un signore che camminava in un modo strano, ma guardava a destra e a sinistra, forse le architetture, sembrava zoppo. Quando mi arrivò vicino, mi guardò e mi disse: che sei zoppo. Come? Io avevo pensato che tu eri zoppo. Perché hai due scarpe, uno di un colore e uno di un altro. Ah, è vero, colpa della fretta. Perché? Chi cercavi? Cercavo Dio. E perché lo cerco qui Dio? Lo cerco qua perché io mi chiamo Nicola, sono stato battezzato alla chiesa di San Nicola e questa è proprio la chiesa di San Nicola. Quindi è la mia chiesa, qui io devo cercare. Non riesco a capire perché la chiesa è chiusa. Ma perché la casa tua non è chiusa? No, la mia casa è sempre aperta. E come mai? Perché i nostri nonni ci hanno insegnato di lasciare la casa sempre aperta. Non abbiamo niente. Se vuoi venire anche tu, puoi dormire da noi. Ma hai guardato allora nella tua casa? Visto che
la tua casa è sempre aperta. Sì, ho guardato, ma Dio non può essere nella mia casa. Perché? Perché io sono ateo. Sei ateo. Ma anche Dio è ateo. Come? Un Dio non può avere un altro Dio. Ma allora è un mio amico. Ma certo che è un tuo amico. E tu pensi che possa venire anche a casa mia? Non solo può venire, ma sicuramente sta già a casa tua. No, a casa mia. Ho guardato dappertutto, è una vita, non l'ho visto mai. Hai guardato per caso sotto il letto? Sotto il letto? No, che domanda, sotto il letto. No, non ho guardato. Nel frattempo ascoltai i rintocchi del campanile della Madonna del Ponte. Mi distrassi, 12 rintocchi, già mezzanotte. Mi girai intorno, l'amico non c'era più. Mi affrettai ad andare oltre la curva per vedere se c'era, l'amico non si vedeva più. Così mi ritrovai sulla via del ritorno. Arrivato a casa, vidi mia moglie pietrificata davanti alla soglia della porta. La guardai, non dissi niente e andai dalla camera di mia figlia. Mia figlia era morta, non respirava. Chiusi gli occhi un momento, mi inginocchiai e poi lentamente aprii gli occhi con timore per guardare sotto il letto. Quando una voce mi colse di sorpresa. Papà, che fai? Mia figlia non muore più. Il giorno successivo morì mia moglie. È proprio vero che non ci si può fidare nemmeno dei miracoli.